dedicato a me stessa, che sono genovese e dovrò affrontare insieme a tutto il popolo di Genova quello che significa nella vita quotidiana il crollo di quel ponte. A me stessa, al coraggio che mi serve, al coraggio che ci serve a tutti quanti, dedico la lettura del significato simbolico del ponte, tratto dal dizionario dei simboli di Jean Chevalier e Alain Gerbrand. Ponte. Il simbolismo del ponte, che permette di passare da una riva all'altra, è uno dei più universali. È il passaggio dalla terra al cielo, dallo stato umano allo stato sovrumano, dalla contingenza all'immortalità, dal mondo sensibile al mondo sovrasensibile, eccetera. Molte leggende d'Europa orientale parlano di ponti di metallo attraversati a cavallo. Lancillotto attraversa un ponte spada, il ponte Shinvat. Il divisore della tradizione iraniana è un passaggio difficile, largo per i giusti, stretto come una lama di rasoio per gli empi. Questi ponti, stretti o taglienti, sono talvolta ridotti a fragili liane. L'antico Oriente, la visione di San Paolo, le Upanishad parlano di simboli analoghi. Anche il viaggio iniziatico delle società segrete cinesi si compie attraverso i ponti. Bisogna passare il ponte, un ponte d'oro, raffigurato da una striscia di stoffa bianca, da un ponte di ferro e di rame, reminiscenza alchimista, essendo il ferro ed il rame corrispondenti al nero e al rosso, all'acqua e al fuoco, al nord e al sud, allo yin e allo yang. Non è superfluo precisare che questo ponte è talvolta rappresentato da una spada. Si possono rilevare due elementi: il simbolismo del passaggio e il carattere frequentemente pericoloso di questo passaggio, che è poi quello di tutto il viaggio iniziatico. Il passaggio dalla terra al cielo identifica il ponte con l'arcobaleno, passerella gettata da Zeus fra i due mondi, e percorsa dalla bella Iride, sua messaggera di liete novelle. La parentela è evidente nei ponti arcuti dell'estremo oriente, così quelli che danno accesso ai templi shintoisti, che introducono al mondo degli dei e il cui attraversamento si accompagna alle purificazioni rituali. Lo si identifica anche con l'asse del mondo nelle sue diverse forme e specialmente con la scala, nel qual caso il ponte è verticale. È interessante notare che il titolo di pontefice, che fu quello dell'imperatore romano e che permane oggi al Papa, significa costruttore di ponti. Il pontefice è a un tempo costruttore ponte, essendo un mediatore tra cielo e terra. Nichiren dice che il Buddha è per tutti gli esseri viventi il grande ponte, colui che permette di attraversare il crocicchio delle sei vie. Il ponte della verità, insegna la Chandogya Upanishad, è il sé che collega questi mondi per impedire che si disperdano. Traversando il ponte, la notte diventa simile al giorno, poiché il mondo dell'immensità è fatto di luce. Nel Mabinogi di Browen, figlia di Lir, le armate gallesi che invadono l'Irlanda per vendicare la triste sorte toccata a Branwen per colpa di suo marito Matelwick, re d'Irlanda, sono arrestate dallo Shannon, fiume magico sul quale non esistono ponti e che nessun naviglio può attraversare.
Il re Bran si distende allora attraverso il fiume da una riva all'altra e le armate passano sul suo corpo. Il racconto gallese vede in questo mitico episodio l'origine dell'aforisma che chiunque è capo sia ponte. Lo si ritrova anche in bocca al re Artù, il quale, in quanto re, era l'intermediario perfetto. Dunque, il ponte fra cielo e terra. Il simbolismo può essere riferito anche agli antichi pontefici romani. La tradizione islamica, le raccolte di Hadith descrivono la traversata del ponte o Sarat, che permette di accedere al paradiso passando sopra l'inferno. Questo ponte, più sottile di un capello e più tagliente di una sciabola, ha un nome che designa nel Corano tanto via dell'inferno quanto la diritta via che seguono i credenti. Soltanto gli eletti lo traversano, i dannati scivoleranno o saranno agganciati ad uncini prima di aver raggiunto il paradiso e verranno gettati nell'inferno. Si manterrà la concezione secondo cui l'eletto passerà il ponte più o meno in fretta, a seconda delle qualità delle sue azioni o la forza della sua fede. Alcuni passano il ponte in 100 anni, altri in 1000, secondo la purezza della loro vita, ma coloro che hanno visto il Signore non rischiano di precipitare nell'inferno. Altre tradizioni mantengono un ponte a 7 archi, corrispondenti a 7 doveri: la fede, la pratica della preghiera, dell'elemosina, del digiuno, del pellegrinaggio alla Mecca, della purezza rituale e della pietà filiale. Colui che ha mancato a uno di essi viene precipitato nell'inferno. Tutte queste tradizioni confermano la simbologia del ponte, luogo di passaggio e di prova. Ma esse gli danno una dimensione morale, rituale, religiosa. Approfondendo tale analisi, si potrebbe dire che il ponte rappresenta una tradizione tra due stati inferiori, fra due desideri in conflitto. Può indicare l'uscita da una situazione conflittuale. Bisogna attraversarlo. Eludere il passaggio non risolverebbe niente. Vi sono anche numerose leggende sui ponti del diavolo. Se ne citano numerosi esempi in tutta Europa. Si può vedere in questa denominazione una specie di riconoscimento dell'estrema difficoltà a costruire tali opere d'arte e di ammirazione per la loro bellezza e solidità. È come se gli architetti e gli ingegneri, incapaci a farcela da soli, avessero dovuto ricorrere all'aldilà di Lucifero. Innumerevoli superstizioni e storie circondano questi ponti del diavolo di cui sono vittime a turno il diavolo, il buon Dio e i loro adoratori. L'anima del primo passante deve appartenere al diavolo e il suo prezzo, altrimenti avrebbe lavorato gratuitamente per gli uomini. Ma innumerevoli astuzie lo ingannano. Si dice anche che la prima persona che attraversa il ponte muore nel corso dell'anno. Le leggende indicano in ogni caso l'angoscia che suscita un passaggio difficile su di un luogo pericoloso e rafforzano la simbologia generale del ponte e il suo significato onirico. Un pericolo da sormontare, ma anche la necessità di superarlo. Il ponte mette l'uomo su una strada stretta in cui egli incontra ineluttabilmente l'obbligo di scegliere e la sua scelta lo danna o lo salva.